Mr. Rain, supereroi su Radio Norba, buon pomeriggio e benvenuto. Grazie mille, grazie mille. Stavo guardando il volume delle cuffie. Infatti, sai che ci ho pensato un attimo prima, perché abbiamo parlato fuori onda, no? Ma allora esatto. Mettiamo le cuffie, non le mettiamo, eccetera, eccetera. Tra l'altro, stavo raccontando anche un po' l'approccio radiofonico, no? Di noi che facciamo la radio con le cuffie e che ci regoliamo, insomma, no? In base al volume, alla musica in sottofondo, eccetera, eccetera. E mi sono dimenticato di chiederti se il volume delle cuffie era a posto. E a va posto, piuttosto bene, sì. Ti sta stritolando i tipi in questo momento, grazie. Nel caso puoi regolarlo proprio da sotto la console. Allora, benvenuto. Grazie mille, per me è un piacere essere qui. Bene, bene, un piacere da parte nostra. Oggi giornata particolare perché è la festa della donna. Assolutamente. E come vedi ci separa questa meravigliosa mimosa. Meravigliosa. Per un attimo ci siamo chiesti, non è che, come abbiamo detto, non è che Mr. Rain è, come si dice? Allergico, allergico, no. Ecco, adesso cado. No, figurati, sai, bisogna preoccuparsi un po' di tutto. Allora, stai girando l'Italia. Sì, sono in giro per i firmacopie, quindi sto facendo un in-store tour che terminerà tra 3 giorni. Oggi sono a Bari e basta, poi partirò per la Spagna per lavorare al mio nuovo disco in spagnolo. Sto lavorando anche al tour a fine novembre, farò un tour nei Palasport, quindi è un anno veramente ricco di cose, sono veramente felice perché sto vivendo questi ultimi 2 anni, questi ultimi 2 Sanremo mi hanno regalato tantissime emozioni uniche. Beh, sgombriamo la scena così da ogni dubbio, tu non ti fermi. Assolutamente questa no. Questa è la notizia che l'ha girata una specie di fake news. No, ma perché? Ci ho spiegato a questo giornalista che mi facevo una vacanza dopo ma 4 anni. Ma pensa a te, ragazzi. Ed è una vacanza, cioè è diventato uno stop di anni, no? Cioè in realtà io a maggio vado in Brasile, faccio 3 settimane e quindi basta. Poi tornerò a lavoro perché sono veramente uno che si butta al 100% nel lavoro e voglio vivermi ogni cosa, il tour, le persone, quindi non mollerò mai. Senti, tu hai una... stavo per chiederti una cosa, poi ci torniamo, entriamo un po' nel tecnico per quanto riguarda l'album che è Pianeta 1000, è uscito il 1° marzo, no? E, visto che hai toccato una dimensione un po' più umana, hai una certa sensibilità, una certa empatia, un rapporto con le persone e insomma ti seguivo una tua intervista un po' di giorni fa e veniva fuori questa cosa che tu ogni volta ci tieni, è importante per te lanciare un messaggio positivo, trovare un punto di contatto con la gente, con le persone. Ma guarda, io sono sempre stato convinto che la musica è un veicolo con cui puoi veramente cercare di parlare di argomenti che non vengono così trattati, ma lo faccio dal palco del 1° maggio a qui da voi in radio al palco di Sanremo, cioè Supereroi parlava di salute mentale, quest'anno stesso ho scelto di dedicare il mio spazio nella serata delle cover portando Mary che è un pezzo con un significato per la violenza sulle donne, gigantesco, insomma, no? Gigantesco, quindi, una canzone per me importante. È fondamentale, ogni occasione è fondamentale per avere un'occasione e un'opportunità di fare qualcosa e di lasciare il segno. Io cerco di farlo nel migliore dei modi. Ok. Un'altra cosa, proprio una curiosità personale, volevo chiederti: usi delle immagini in supereroi e anche in due altalene, no? In cui lasci presupporre il fatto che solo insieme si possano superare determinate difficoltà. E volevo chiederti: è strettamente necessario essere insieme, per forza insieme, per riuscire a superare queste difficoltà? E da soli è possibile farlo? Cosa succede quando si rimane completamente da soli? Ma allora, io ti posso dire che per quanto riguarda me è quello che ho vissuto. Io ho fatto anni a combattere veramente da solo, senza parlarne, senza avere forse il coraggio di mostrarmi agli altri per com'ero, quindi colmo di insicurezze, paure, come tutti quanti noi. Come tutti quanti noi, certo. Ne sono uscito, o comunque ho fatto il primo passo quando ho trovato il coraggio di chiedere aiuto a qualcuno, quindi che sia un amico, un familiare, un professionista. Quindi sono veramente convinto che insieme possiamo aiutarci a imparare ad aiutare e farsi aiutare, quindi per me l'insieme è veramente un punto di forza. Fantastico. Grazie. Pianeta Miller è suonato al 100%, tu dici, e anche qui viene fuori il lavoro di insieme. Esatto. Giusto? Esatto, perché mi sono fatto contaminare da più strumentisti. È un disco studiato già pensando alla dimensione live, quindi è suonato al 100%, credo che sia il mio disco più
eterogeneo, quindi è molto più vario, perché ogni canzone è un mondo a sé. E ho scelto di fare questa cheat, che palesemente è una cheat a Interstellar, che sì, è il mio film preferito in assoluto. Tra l'altro anche uno dei miei preferiti, ma è proprio magico quel film. Magico, e l'ho riguardato più di qualche volta. Ma io più di 10-15 volte, e non sto scherzando. E intanto il pianeta di Miller è un pianeta fatto di acqua al 100%, quindi sì, perfettamente che è il tuo in linea, elemento naturale, esatto, no? Perché scrivo solo quando piove. E secondo, perché spesso io mi sento come Cooper, come il protagonista, cioè mi sento di viaggiare a una velocità diversa rispetto al resto del mondo spesso, e questa cosa, questo continuo vivere proiettato e in balia delle cose che devo fare, mi fa non mi fa dedicare il tempo giusto a tantissime cose che amo, quindi rapporti, c'è la mia vita privata, quindi è un po' una promessa che mi sono fatto. Io quando ho scritto questo disco mi sono posto questa domanda: io tra 30, 40, 50, 100 anni, sì, anche se non credo, potrebbe essere, però sai che infatti nella dimensione di Interstellar, che poi esatto, riprendo un po' il tema della fisica quantistica, il tempo non esiste, esatto, e quindi chi lo sa. Quindi magari tra 200 anni, quando io ripenserò, sì, e riguarderò questo film della mia vita con tutti i punti salienti, i punti chiave, delle cose più importanti che ho fatto, sarò soddisfatto del tempo che ho dedicato a ognuno di questi per gustarmi ogni tappa, per celebrare ogni tappa, ogni persona. Ma probabilmente tempo fa no, perché ero sempre di corsa, sì, e facevo fatica a rallentare e guardarmi intorno per gustarmi il momento. Ora voglio, è una promessa, e voglio imparare a farlo. Mr. Rain qui con noi, eccoci Mattia. Eccoci qua. Oggi è l'8 marzo, tu che rapporto hai con il femminile, con l'universo femminile, con le donne? Ma guarda, io sono cresciuto con sole donne in casa, ho tre sorelle, ho mia madre, quindi sono sempre stato esatto. E è per quello che scelgo di trattare argomenti così forti anche nelle mie canzoni o sui miei palchi, perché sì, è un argomento come quello della violenza, certo, schifosamente ancora troppo attuale, ed evidentemente dobbiamo parlarne ancora, perché non basta, e non quindi basta. È un dovere, dovrebbe essere un dovere collettivo cogliere ogni occasione buona per parlarne, perché veramente parlarne e fare, no? Assolutamente, cioè, nel senso dare l'esempio, assolutamente, anche per i bambini, per le nuove generazioni. Assolutamente. È vero. Va bene, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Ricordiamo che tra pochi minuti, insomma, intorno alle 17:30 tu sarai a casa massima per incontrare tutti quanti, sarà un momento magico. E poi cosa fai? Poi ti avvicini verso casa, quando è che riesci a tornare a casa? Tra due giorni, faccio Venezia, poi a Torino e poi torno a casa. Poi riparto per la Spagna, quindi devo gestire anche il mio tempo lì. Sì. In bocca al lupo, dai, anche per la tua carriera internazionale, e naturalmente ci vediamo sul palco del Radio Norba. Battiti, assolutamente, dai. Appuntamento fissato. Assolutamente, nel cuore della musica. Grazie a grazie. Mr. Rain. Radio Norba.